e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio un po' parlarvi della mia shower routine, quindi vi faccio un po' il what's in my shower barra hair care routine barra pamper routine, non so come vogliate chiamarla, ve l'ho dette tutte. E diciamo che ho unito un po' questi vari gruppi di video in uno solo, quindi quando vi parlo dei vari prodotti poi vedrete le clip dove li utilizzo, come li utilizzo, così invece che mettermi a spiegare in mille modi diversi ve lo faccio vedere, però poi invece ve ne parlo anche. Perché molto spesso mi richiedete consigli sulla pelle, sui capelli. Più avanti vi farò anche la skincare routine aggiornata. Per ora vi parlo dei capelli e del corpo. Allora, io ho una pelle tendenzialmente mista ma comunque sensibile, perché come vedete sono molto chiara di carnagione, quindi mi arrosso facilmente. Ho anche la pelle molto secca su tipo gambe e braccia, quindi cerco sempre di usare cose molto idratanti sul corpo. Mentre per quanto riguarda i capelli, io ho l'abitudine di lavarli circa una volta a settimana, non di più. Non sono una di quelle persone che si lava i capelli in modo maniacale, perché penso che più li lavi e più si sporcano. Questa è la logica. E infatti mi trovo benissimo a lavarli una volta a settimana. Fortunatamente ho anche un capello che comunque tiene bene. Non è che tipo dopo 4 giorni che li ho lavati sembrano zozziunti. No, assolutamente. Anzi, è molto raro che i miei capelli sembrino sporchi. E quindi riesco a tenere questo ritmo. Però vi faccio vedere i prodotti che sto usando. Alcuni sono nuovi e altri invece mi ci trovo bene da tantissimo tempo, quindi continuo ad utilizzare quelli lì. Allora, parto proprio dai capelli. Per quanto riguarda gli shampoo, ne ho provati parecchi, però ultimamente mi trovo benissimo con questo, sia con l'odore che ha, perché comunque mi piace dopo aver lavato i capelli che abbiano un buon odore e soprattutto che persista anche nel corso del tempo. Da quando mi sono operata diciamo che ho un po' un rapporto di amore e odio con i capelli, perché si sono un po' sfibrati, hanno perso un po' di corpo. Comunque io ho sempre tantissimi capelli, quello non cambia, e quindi mi sono trovata benissimo con questo, che è anche uno shampoo fortificante ed è della Garnier Fructis Oil Repair 3, e questo dovrebbe essere con 3 oli tra cui anche l'avocado. Comunque buonissimo, cioè se lo trovate dovete prenderlo. E io faccio il combo anche con il balsamo, naturalmente balsamo applicato soltanto sulle lunghezze. Poi vabbè, io ho i capelli corti, lo sapete, quindi insomma per lunghezza intendo proprio una sezione molto piccola. Infatti il balsamo mi dura una cifra di tempo, lo shampoo un po' di meno, però è davvero buonissimo. Potete trovarlo in realtà anche nei supermercati, acqua e sapone, questi negozi così. C'è un odore, vi giuro, ma buono, 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 sia d'inverno sia d'estate, sempre buono. E comunque è nuovo questo prodotto, infatti me l'avevano inviato da provare, anzi scusate, e poi io dopo averlo finito li ho ricomprati. Io sono abituata a fare un solo shampoo, neanche ne faccio due, diciamo che faccio proprio il minimo indispensabile, però mi trovo bene. Poi risciacquo semplicemente ed è una favola. Per quanto riguarda appunto il balsamo, sempre stessa linea, quindi oil repair 3, balsamo fortificante anche questo, che poi c'è scritto che è per capelli secchi, quindi nutre da morbidezza. Questo balsamo ha lo stesso odore dello shampoo, leggermente più forte, infatti è proprio buono. Cioè se non vi piace, non vi piace, insomma si sa, queste cose sono molto soggettive. Poi col fatto che ho le punte bionde dei capelli, a volte utilizzo lo shampoo antigiallo, che è proprio uno shampoo blu, a volte blu, a volte un po' più sul viola, comunque più o meno questi colori, che serve proprio a spegnere la parte gialla del capello. E io mi sono sempre trovata bene, ne ho provati tanti, con questo qua della L'Oreal, eccolo qua, questo è il boccione, e si chiama Gloss Protection System, si chiama proprio Silver perché fa questo effetto argentato dopo, cioè poi dipende quanto lo tenete. Io ad esempio lo metto, lo massaggio un po', soltanto sulle lunghezze, non arrivo a fare lo shampoo intero, e poi lo lascio circa dai 3 a 5 minuti, dipende insomma come vedo i capelli, se hanno bisogno di più antigiallo lo tengo di più, altrimenti lo tengo un po' di meno, e vi fa proprio l'effetto tipo argentato, vi spegno qualsiasi riflesso giallo ed è fantastico. Questo non so dove si può trovare, perché io lo compro a rifornimento parrucchieri, quindi penso solo in questi negozi così, però vi posso assicurare, se avete capelli biondi anche che partono dalla radice, questo è una mano santa, vi aiuterà tantissimo. È uno dei trucchetti che mi è stato più utile anche quando
quando mi facevo i capelli platino, se rivedete vecchi video, davvero super super consigliato, usatelo se siete bionde. Poi un altro balsamo che ho preso perché volevo farvelo vedere, si trova sul sito di Makiaia ed è della Beauty Formulas ed è sempre all'olio di avocado, cioè mi piace l'avocado, e questo l'ho finito, come si può notare l'ho finito, costa 1,50€, una cavolata assurda, ma è molto buono, non ha un odore particolarmente forte o particolarmente aromatico, però vi posso assicurare che è davvero buono, così per consigliarvelo perché mi ci sono trovata bene. Per quanto riguarda invece le maschere ai capelli, ne provo varie, a seconda anche del periodo, di come sono i capelli, però una che tengo praticamente quasi sempre, che trovo sempre da questo sapone, è questa della Splendor, che tra l'altro costa un niente, non so se ha un inci schifoso, non mi interessano queste cose, l'inci eccetera, purtroppo non sono assidua, però è una crema ristrutturante al cocco e io amo il cocco, soprattutto come odore sui capelli, e questo in particolare è all'olio di cocco ed estratti di bambù, per tutti i tipi di capelli, ed è ammorbidente e rigenerante. Vi posso assicurare che questa è una droga, cioè tipo si può notare che è praticamente finito e non so quanti ne abbiamo comprati, perché lo usiamo sia io sia mia sorella, ed è una cosa assurda, vi giuro, è buonissimo. Anche questa io la metto sui capelli, la lascio agire all'incirca sempre dai 3 ai 5 minuti, non li tengo più di così perché di solito mi lavo i capelli a testa in giù, quindi sennò divento proprio rincoglionita se ci sto troppo tempo, però è davvero davvero ottimo e anche conveniente. E come ultimo step, anzi no, ho altri due step, perché quando asciugo i capelli, vabbè, me li avvolgo col turbante, no? Fatto col solito asciugamano, e poi ci tampono prima di pettinarli, perché io non li pettino quasi mai dopo il balsamo, ma li pettino quando me li sto asciugando, e ci vado a mettere questo olietto di Mulac con cui mi sto trovando divinamente, si chiama Wilberry 10 e lo trovate appunto sul sito di Mulac, costa mi pare intorno ai 20€ e sono 100 ml, ne vale tantissimo la pena. Con questo io mi ci faccio anche degli impacchi a volte, tipo la sera prima che devo lavarmi i capelli metto qualche goccia sulle lunghezze, li leggo, vado a dormire e la mattina dopo li lavo, e vi posso assicurare che vi vengono di una morbidezza inaudita. Poi passano gli aerei, grazie. E quindi oltre a usarlo come vero e proprio impacco, lo utilizzo anche prima perché districa i capelli, quindi appena sono uscita dalla vasca, insomma dalla doccia, lo metto su qualche goccia, massaggio un po' sui capelli e poi spazzolo con questa spazzola, perché io credo la spazzola sia importante anche per quanto riguarda la cura dei capelli, e io mi trovo bene con questa della GHD, che è una patacona enorme, vi giuro è enorme, ma col fatto che ho tanti capelli, ripeto, è l'unica. Ho provato ad utilizzare anche la Tangle Teaser, che è quella che dicono non strappi i capelli, ma a me mi strappa, quindi boh, non lo so, e alla fine sono tornata su questa perché è l'unica. E poi questo olietto qua lo applico anche post asciugatura, quindi sia prima sia dopo, ne uso tipo una quantità industriale. Ed ora passiamo alla routine, sempre per quanto riguarda la doccia, però per il corpo non utilizzo tantissime cose e vedrete che non vi farò vedere neanche la crema corpo perché l'ho finita, però magari vi metto una foto da qualche parte. E adesso vi faccio vedere, allora, il bagno schiuma che utilizzo sono due principalmente, perché ve l'ho detto, una pelle un po' sensibile, cose, quindi se cambio troppo è un casino. Utilizzo o quello della Felce Azzurra classico, proprio la profumazione classica, che ogni volta che mi faccio la doccia con quello mi sniffo da sola perché è troppo buono, oppure utilizzo questo che ho adesso in questo periodo, che è della Natural Robbers ed è quello Derma Zero, tipo senza alcol, parabene, coloranti e ipoallergenico, sempre per la solita questione pelle sensibile. Mi ci trovo benissimo, anche in realtà la profumazione non è chissà quanto particolare, chissà quanto buona da sniffare, però è piacevole e quindi mi ci trovo molto 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 bene. Io con questo, ad esempio, piccola parentesi, mi ci lavo anche i tatuaggi quando sono in fase guarigione perché è molto molto delicato. Poi a volte, e sottolineo a volte perché ripeto non sono costante quindi non sempre lo faccio, però a volte soltanto sulle gambe, né su braccia, pancia, altre parti, praticamente da sotto il ginocchio in giù, faccio lo scrub e utilizzo questo qui che mi inviò tipo un sacco di tempo fa, la Mr. Bean Body Scrub. Questo
qui al caffè e cocco e mi ci sono sempre trovata bene, è tipo il secondo flaconcino che ho. Con questo tipo di prodotto bisognerebbe avere una certa costanza nell'utilizzarlo perché è lì che poi si vedono gli effetti. Io ecco, diciamo che lo utilizzo principalmente tipo quando vedo proprio la pelle super secca, oppure fare lo scrub aiuta anche per chi ha problemi di peli incarniti sulle gambe eccetera, quindi straconsigliato. Per quanto riguarda la crema invece, vi dicevo prima che adesso non ce l'ho perché l'ho finita proprio tipo una settimana fa, però utilizzo quella sempre al cocco di Victoria's Secret, una linea che adoro di Victoria's Secret, quella delle creme in generale, ma quella al cocco è una cosa paradisiaca e mi aiuta soprattutto tantissimo con appunto la secchezza sulle braccia, sulle gambe. Però quando non ho quello utilizzo questo prodottino di Hello Body che è il Coco Slim. Questo ad esempio anche tipo se siete incinta e state guardando questo video, ve lo potete utilizzare per le smagliature sulla pancia. Infatti io purtroppo, avendo, ripeto, la pelle sensibile e secca e soprattutto poco elastica, ho moltissime smagliature, ho purtroppo questo grande problema. Però vabbè, non mi dà neanche tanto fastidio perché alla fine se te devono venire te vengono. Però con questo qua mi trovo davvero bene perché previene molto e aiuta soprattutto ad elasticizzare la pelle. Comodo perché è fatto con la pompettina, vi fate tipo 4-5 pompette e lo applicate. Io lo applico sia all'interno coscia che su tutto l'addome, compreso anche il décolleté, il seno, insomma. Poi ve lo gestite voi, però questo è davvero buonissimo perché anche durante l'estate non unge troppo, quindi lo potete utilizzare, è molto comodo. Quindi io spero di non essermi scordata nulla, perché può essere, mi conoscete, però non dovrei. Quindi spero questa mia routine, così ve l'ho fatta anche vedere, vi ho fatto conoscere i miei prodottini un po' top, vi sia piaciuta e soprattutto vi sia stata utile. Se avete invece qualche cosa, qualche prodotto in particolare da consigliarmi, scrivetemi tutto qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!